Di iniziare assieme con la preghiera che troviamo sulla prima facciata, dove invochiamo proprio lo Spirito del Signore. Credo, o Signore, di essere alla tua presenza e ti adoro profondamente. Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà, affinché la mia vita venga pian piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono. Attento ad evitare la dispersione in tanti interessi superficiali. Impegnato nella ricerca continua della tua volontà. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, capace di amare Cristo e i fratelli. Che la mia preghiera sia sostenuta dall'intercessione di Maria, Madre della Chiesa e modello di disponibilità alla voce di Dio. Ecco, i foglietti che avete sono proprio fatti scandendo i momenti che vi ho detto, sperando che possa aiutarvi questo. Ci mettiamo in ascolto dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Testo meraviglioso. Allora, per chi è stato a Gerusalemme, forse si ricorda il posto dove è accaduto: si entra dalla Porta dei Leoni, appena dietro la spianata delle moschee, e oggi c'è la chiesa di Sant'Anna, nel luogo dove è accaduto questo gesto. Tanto una cosa, piccola curiosità, se vi interessa. Piscina con cinque portici, ce ne avranno quattro, no, le piscine, vorranno avere cinque portici le piscine. Invece gli archeologi hanno trovato che erano proprio cinque, nel senso che la piscina probatica è rettangolare con un porticato in mezzo ad arco che attraversava la piscina. Quindi questo ha fatto anche molto pensare, no, sulla questione storica dei Vangeli. Chi ha scritto questo testo l'ha vista bene, la piscina probatica. Sape... Probatica vuol dire dai pecore, quindi porta delle pecore, piscina probatica è la stessa cosa e l'ha proprio vista. Ha visto bene, no, come era fatta questa piscina. Tra l'altro nel tempio, voi dovete immaginare che il tempio era un gran macello, ma non in senso figurato, era proprio un macello, nel senso che uccidevano gli animali per poter fare i sacrifici. Ma immaginate quanta acqua serviva per le abluzioni, per tenerlo pulito. Ecco, questa piscina era un luogo di un sistema idraulico che serviva per raccogliere l'acqua a est di Gerusalemme, delle sorgenti di est, e poi convogliarla nel tempio. E dove c'è acqua puoi vivere su questa cosa qui. Voi, vi sfido in tutto. Adesso scrivete, dai, diciamo le cose serie, stanno qua a dire tutte queste robe spirituali. Vi spiego come fare i soldi, spiego subito. Voi prendete una chiesa e mettete su una pozza d'acqua, la sera la tirate su piena di monete, garantito. Quindi se volete fare i soldi, investimento sicuro, mettete una pozza d'acqua in una chiesa e la gente butta. È chiaro su questa roba qua. No, siete stati a Lourdes.
qualcuno, sono stato 2 settimane fa, ragazzi, c'è gente che secondo me andava con le autocisterne a casa, ma ancora Ryanair, perché hanno riempito taniche e taniche di acque da portare a casa. L'acqua da sempre, no? È un qualcosa che uno associa alla guarigione, alla vita, è un simbolo forte di vita, no? Quindi non ci stupisce che attorno a questa piscina c'era un po' l'umanità sofferente di Gerusalemme. Poi una leggenda vuole che quando si muoveva l'acqua per le operazioni idrauliche che portavano l'acqua nel Tempio, c'era questa credenza al tempo di Gesù che il primo che si immergeva nell'acqua sarebbe stato guarito. E pensate quante credenze non ruotano attorno al mondo dell'acqua, a quello che succede, e questa era una cosa, adesso direi che non vale la pena soffermarci, ma è superstizione, perché non ne usciamo più. Diciamo che comunque senza questa cosa non si capisce, no, questo testo. Allora, questo è un po' il contesto. Chi è quest'uomo? Che malattia ha? Beh, il pensiero non lo sappiamo. Non si dice chiaramente che malattia ha. Si dice che non cammina, no? Questa persona, quindi è paralitico, non può alzarsi. Però c'è una cosa molto molto interessante. Si dice che in questa piscina con 5 porti ci giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Questa parola paralitico è una parola un po' particolare in greco, perché è una parola che vuol dire arido, senza acqua, una cosa secca, una cosa che si è rinsecchita. Quindi se vorremmo tradurre letteralmente, c'erano infermi, ciechi, zoppi e rinsecchiti e aridi. Beh, non è una roba banale, no, questa cosa. Avete visto che capitolo siamo nel Vangelo di Giovanni? 5. Adesso vi faccio una domanda difficile, siete pronti? Che numero viene prima del 5? Ma si vede che siete studiati. Voi il 4, prima c'è il capitolo 4. E qual è il capitolo 4? La Samaritana, l'acqua viva, la promessa dell'acqua viva, no? Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu stesso gliene avresti chiesto e ti avrebbe dato acqua viva. Ecco il secondo rinsecchito. Ti manca l'acqua. Quando i miei studenti... No, altra classe, no, perché c'è la mamma di una mia studentessa, non voglio stare attento a non spoilerare cose che va a finire malissimo, no? Altra classe, mi ha regalato un mazzo di fiori quando ho fatto la maturità, una classe che ho avuto, sapete che fine ha fatto? C'è più. Perché mi sono dimenticato di bagnarlo, cioè un po' di volte, lasciato lì, al sole, è andato morto, stecchito. E l'acqua, come fai a vivere, no? Senza acqua. Quando arriviamo alla piscina probatica con i pellegrini che andiamo a Gerusalemme, stanchi, sfiniti dopo una giornata a Gerusalemme, tu capisci, no, cosa vuol dire essere rinsecchito, cosa vuol dire non avere l'acqua. Ecco, è un'immagine, no, questa. Ovviamente per un cristiano sentir parlare dell'acqua è difficile non pensare al battesimo, no? Questo è un uomo che ha una vita rinsecchita, prima di tutto. E questa non è una roba, è proprio evocativa questa cosa, una vita che manca di vitalità. Ed è lì fermo, non sappiamo bene che nome dare, no, alla sua malattia, è un rinsecchito, fa parte di questa squadra di rinsecchiti. È vero che non sappiamo che malattia abbia, ma questo qua ha delle malattie che sono molto più importanti rispetto a quelle delle gambe. Proviamo a vederlo. Vuoi guarire? Non ho nessuno. Che malattia è? Solitudine. Che brutta bestia che è la solitudine, no? Nella vita. Quando stai male, stai male. Ma senza la solitudine, con la solitudine è disperazione. E questo uomo è solo. Una grande malattia che ha è la solitudine. Non ha nemmeno nessuno che gli dia un calcio nel sedere, capite? Cioè questo non chiedeva uno che venisse lì a condividere con lui i suoi dolori profondi della vita. Lui pensa ad che in ebraico antico vuol dire un calcio, nel sedere che lo buttasse in piscina. Neanche questo c'ha. Solitudine. E non è detto che uno sia sposato, ha 1000 robe e non è solo, La solitudine è una questione seria nella vita. Perché c'è la domanda, se qualcuno mi vede... Qua quando ti senti solo? Ti senti solo quando non ti senti visto. Noi veniamo grandi perché qualcuno ci ha voluti. Qualcuno di voi ha chiesto in carta bollata di nascere? No. E la nostra vita rinsecchisce quando non è voluta. Quando abbiamo la sensazione che non la voglia nessuno, che non la vede nessuno. E lì la vita rinsecchisce. È una brutta bestia questa solitudine. E guarda che puoi essere tra le persone tutto il giorno e patire di questa solitudine. Nessuno mi vede. Non mi sento visto per quello che sono. Sì, finché erogo servizi va bene, finché faccio il cretino va bene, finché sto zitto in mosca va bene. Ma chi mi vede? Chi vede che io ho bisogno di entrare in quell'acqua lì?
La solitudine, non ho nessuno. Un altro scende prima di me. Come la chiamiamo questa? La invidia questa. Pensa a te, 38 anni che arriva secondo, se gli va bene. Ma avete presente quanto è 38 anni senza una volta averla imbroccata? Sono tantissimi. È 38 anni che questo è, arriva sempre qualcuno prima di lui, che gli porta via il posto, che arriva prima a fare le robe prima di lui. Bruttissima bestia l'invidia, Quando iniziamo a guardare la vita col bisogno di rivendicare cose. Io non ho quello che mi merito. Qualcun altro ha quello che io mi meriterei. Quanto ti avvelena la vita questa roba? Che ti distrugge. Quando tu vivi perennemente pensando che non hai quello che ti meriti, quando tu vivi perennemente in credito, sicuro che io dalla vita devo ancora ricevere le cose, perché non ho ricevuto tanto quanto mi merito. Questa roba ti massacra la vita. Ce n'è un altro, ne arriva sempre un altro. Io non arrivo mai, ma se è possibile. Mamma mia, questa cosa qui è devastante, no, per la vita. È scoraggiato, non risponde neanche. Vuoi guarire? Certo! Avrebbe dovuto rispondere, invece lo dice una mazza. Signore, sai come vanno le cose, è così. Siete mai andati a portare la comunione agli ammalati? C'è qualcuno che ti tira su la vita, c'è qualcuno che devi entrare con una dose di vita perché sai che uscirai morto da quella roba qui. Come va? Va bene, ho capito, sei diventato un ognù nella tua vita. Va bene, ci sta, per amor del cielo, ci sono storie di sofferenza che sono massacranti, ci mancherebbe. Però rispondi di sì, come stai? Bene. Adesso spero di non commuovermi, però sono andato giù da mio papà, oggi gli ho dato il sacramento dell'unzione degli ammalati e l'assoluzione. Ho detto, papà, mola mia, perché ti sembra che mole? Mi ha detto su questa roba qui, bene, no, vuol guarire uno così, no. Dopo magari non guarisci, però sei già morto prima, se tu nella tua vita non sai neanche rispondere cosa vuoi, ma abbi il coraggio di dire che vuoi star bene. Guardate che è un casino la delusione. Quando ci vietiamo di dirci che almeno vorrei essere felice, puoi arrivare in alcuni momenti nella vita in cui ti vieti di dire che almeno lo vorresti essere felice. È un casino su sta roba qui. Dillo! Dopo vediamo, se ho capito anch'io che non basta dirlo per esserlo. Ma se inizi anche a vietarti di dire che vuoi esserlo felice, da gioia mia, bell'anima, chiudiamo baracca e burattini, troviamo il ponte più alto. E cosa dobbiamo farci su questa roba qui? Almeno dire che vorrei esserlo felice, che vorrei essere guarito. E dopo vediamo cosa c'è da fare, dopo da lì ci mettiamo in cammino, perché se non inizi almeno a riconoscertelo. E invece ce ne sono le persone che non riescono più a dirsi che vogliono essere felici. È un casino la felicità, Mamma mia quanto è un casino la felicità. E uno dei modi per non stare male quando non sei felice, dalla volpe e l'uva in poi lo sappiamo, ma non è mica così bella la felicità. E la vita inizia a ingrigisci, si tira avanti. Sono stato a trovare un signore qualche giorno fa. Come va? Finché se fa del lecce, finché siamo fuori dal letto. Sì, vabbè, la prospettiva però, dai, meno male. No, non fare sta roba qua. Certo che a volte è rischioso azzardare, no, di essere felici, ma non cicatrizzare il tuo cuore. Non iniziare a dire basta, non lo voglio neanche più dire, perché mi sembra troppo dire che sei felice. Ma vabbè, ma secondo te il Signore ti ha fatto per una vita orrenda? Certo che è importante, no, tirarla fuori questa cosa. Non so, davvero mi riempie. Non so se avete visto le immagini del cardinal Pizzaballa che è stato a Gaza 4 giorni, 3 settimane fa, e vedere la voglia di vita, no, che c'è, di non metterla giù, di pensare che comunque il Signore non ci ha fatto per sta roba qui. È il maligno che ci vuole per il male, è il maligno che ci accusa, non Dio. Guardate che il maligno in noi fa un capolavoro quando riesce a convincerci che noi non siamo più fatti per la gioia. Fa un capolavoro, è meraviglioso, ha distrutto tutto. Perché tu ormai ti sei convinto che tu non sei più fatto per la gioia. Ma guarda che ti ha fatto Dio, in te c'è il soffio vitale di Dio. Ma vuoi che Dio lo ritiri?
Poi è un casino la vita, oggettivamente è un casino, ci mancherebbe. Ah no, lo sto registrando, si può dire casino, vabbè sì. Però è un... come si dice casino, no? Senza dire casino. Vabbè, è complicata la vita su questa cosa qui. Però di cosa vuoi e non permettere davvero al maligno, no, di ammalarti così tanto da non voler più dire che vuoi essere felice nella vita. Dopo state sereni, anche su questa roba qua, felice non vuol dire... Come che si dice rincoglionito senza dire rincoglionito? No, cioè, ah che bello, la vita è una grande festa su sta roba qui, ma io non ne posso più di sentire robe in giro, ma anche per la rete, sei gioia, vieni, che qui c'è la gioia, a chili, tutti che vendono gioia a chili, è un'arte la gioia, ci mancherebbe, poi da lì va capita, non è la gioia non è l'entusiasmo tutti i giorni come se fosse una festa, la gioia è la consolazione, cioè la certezza che io sono nel regno di Dio. Io sono dentro in questo momento nel regno di Dio, che sto costruendo il regno di Dio, che quello che sto facendo è al sapore dell'eternità. E questa è la gioia che il Signore ci promette, non l'entusiasmo sbarazzino di 2 minuti, quando sei in vacanza per forza che sei contento, ci mancherebbe. Io non riesco a capirla quella roba qua, dai fatemi dire sta roba qua, sono ormai 30 anni che picchiamo il naso su questa cosa qua, ci devastiamo il naso dal punto di vista pastorale su questa cosa qua e ne siamo ancora convinti. Pastorale medio padana degli adolescenti, li portiamo tutti in un bel salone, pizza, io non so come facevano a fare la pastorale degli adolescenti prima dell'invenzione della pizza, non me lo spiego questa roba qua, avete mai visto un incontro degli adolescenti senza pizza? No, adesso c'è il sushi. Hanno cambiato su sta roba qua. Non me lo capacito, come facessero a fare pastorale senza la stampante, PowerPoint e la pizza, e non so come facessero gli apostoli ad annunciare il Vangelo. Non me la riesco a immaginare sta cosa. Pizza, festa, preghierina. Alla fine, speriamo, no, che poi ci sia qualcosa. È 40 anni che picchiamo il naso, che poi non funziona, no, questa roba qua. È 40 anni che vediamo che quando facciamo un annuncio un pochino più coraggioso, qualcuno ci sta. È 40 anni che continuiamo imperterriti a pensare che vieni, che qua siamo gioiosi. Ho capito, ma guarda che c'è gente che lo fa meglio, guarda che se lo porti in una discoteca in Riviera sono più bravi di te a renderli gioiosi. Se poi gli dai giù anche una pastiglietta, c'è una gioia che te non hai idea di che gioia gli prende su sta roba qua. Ma il problema non è questo, il problema è che venga la consolazione del Signore, ma la gioia entusiastica di una serata allegra tra amici, che novità cristiana è quella roba. Voi fate quello che volete, mi raccomando, ma farò anch'io le pizze settimana prossima con gli adolescenti, però un dubbio ogni tanto mi viene, no? Che è il Signore che consola, la gioia che ci è promessa non è la gioia della vita entusiastica, è la gioia di chi ha una vita sanata dal Signore, no? Questa è la cosa bella. Non so se avete notato, sono al primo punto, andiamo avanti un pezzettino, no? Quindi sono davvero queste, no, le malattie. Ah, poi c'è un'altra malattia di quest'uomo, è un codardo, è un pauroso. Gesù l'ha guarito. Quando vengono di chi ti ha guarito? Lui. Avete già sentito questa cosa? Chi te l'ha dato il frutto? Lei. Dopo, quando arriva lei, lui, il serpente. Dalla Genesi in poi che abbiamo fifa di dire le cose come stanno. È un codardo questo qua. Vuole storie, eh? Non createmi problemi, no, devo venire fuori pulito, fedina penale pulita, e che poi io voglio andare a cercare lavoro in sinagoga, adesso ci mancherebbe, magari non mi prendono più a fare il sacrista se vado a dire che faccio quelle robe qua. Io non voglio problemi su sta roba qui. Brutta bestia la codardia, mamma mia, è una brutta malattia, ce n'è tanta nella chiesa secondo me, meglio non dirlo, che se lo dici non è detto che poi ti facciano fare carriera su sta roba, poi va tutto bene. Va bene sta roba qui, va tutto bene, un corno, niente, va tutto bene. A volte bisogna dire le cose che non vanno bene, ma fai vivere senza volere problemi nella vita. Il problema è perché cosa te li crei problemi, ma se passi la vita a fare lo slalom gigante tra i problemi, ma che vita è quella roba qui? Il problema è trovare qualcosa che meriti anche di affrontarlo, no? Fermatevi un po' poi sulle malattie di quest'uomo, sono tante, l'insettito, codardo, solo, non ha più il coraggio di dire che è felice. Vedete voi. Magari li ritrovate, oppure no, dice no, sto benissimo, quelle robe qua non ne soffro, no. Seconda cosina, no, che vorrei dire. Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Cioè, Signore, cos'è che gli sta dicendo? Sei stato punito per i tuoi peccati. Adesso non farne un altro perché è peggio, prima le gambe, prossima anche le braccia. Vediamo sta roba qua. La sapete la barzelletta di quello che va a Lourdes?
ha le mani così, no? E no, com'è che gli dice, dai Madonna, ti prego, fammi, no, che ha le mani così, fammi tornare una mano come l'altra. Ma non così, al contrario. E no, non è questa, no, la questione che noi abbiamo, non è quella roba qua, ti accadrà qualcosa di peggio, non è sta roba qua. Certo che c'è di peggio delle gambe malate, ma certo che c'è di peggio delle gambe malate. Ma ne ho visti un sacco di uomini con le gambe malate, ma con un cuore che ride. E gente con un corpo integro, ma col cuore avvelenato da quelle robe qui. La malattia che il Signore sembra indicare è davvero questa qua, no, del peccato che avvelena il nostro cuore. Quando sei solo, quando sei arrabbiato, sei risentito, sei pauroso, non hai confidenza in Dio, e questo è il peggio che ti può accadere, no, nella tua vita. Allora, oggi, in questi giorni, non verrò a farvi imposizione delle mani e preghiere di guarigione, non le faremo. E questa è la questione della guarigione. Ma qual è il veleno che circola nella mia vita, che il Signore può togliere, no? E che è la cosa peggiore che mi può capitare, perché se le gambe non funzionano, certo che è un problema, ma non è il più grave dei problemi. Il problema è quando il cuore è avvelenato e lì le gambe diventano anche peggiori. Qual è questo bisogno che ho di essere sanato? Qual è il peggio, no, che sta accadendo nella mia vita e che se non guarisce avvelena tutto? Dico una terza cosa, no? Questo tema delle guarigioni ci prende molto, no? Non so, magari c'è qualcuno stasera che dice, vabbè, no, sto bene, periodo lieto della mia vita, ma dove sta il problema? Davvero, adesso vieni qua a tormentarmi 2 giorni per convincermi che sono malato. Allora, io non vi devo convincere di niente. Non so se avete notato, questa è il crocifisso, ecco, mi sembra tanto, ma è lui, è il crocifisso. Io parto da un teorema, che se questa è la guarigione che Dio ha pensato per l'umanità, vuol dire che mezza malattia ce l'abbiamo su sta roba qua, altrimenti Dio si è sbagliato. Se non abbiamo bisogno di guarigione, vuol dire che Dio si è sbagliato. Se un po' troppo, ecco, se questa è la medicina. Ma se questa è la medicina, io parto dal presupposto che tutti abbiamo bisogno, no? Che il Signore ci liberi dal veleno che può circolare, no, nella nostra vita. Se questa è la medicina. È un atto teologico il mio, non psicologico. Quindi non ho il vostro profilo psicologico, non so cosa vi siete detti dallo psichiatra, se non so niente di queste robe qua. Faccio un atto di fede. Se Dio è salvatore da qualcosa, dovrà pur salvarci. Perché altrimenti si è sbagliato. Non è salvatore. Poi sono tante le cose da cui possiamo essere salvati, no? Può essere una salvezza davvero di qualcosa che ho identificato, può essere una salvezza più profonda, no? Che è la salvezza dalla morte, dalla paura dell'oblio, no? Che c'è nella nostra vita, la salvezza dal male, la salvezza dal guardare Dio e non trovarlo. Poi ognuno, no, troverà la propria forma di malattia, però su questo vorremmo soffermarci, no? Non pensiamo guarigioni, se andiamo qua facciamo 3 preghierine, vado via se sono un po' triste. Proviamo ad andare a capire dove c'è il veleno che il Signore vuole togliere e che ha preso su di sé, no? Sulla croce. Questa è la questione decisiva su cui vorremmo un pochino lavorare, no, in questi giorni. Terz'ultima cosa, 38 anni. Sono tantini, eh. 38 anni di malattia, sono davvero tanti, 38 anni. E qualcuno è lì, qualcuno meno, vabbè, insomma, siamo 38 anni, sono tantini. Abbiamo forse diversi che siamo presenti, abbiamo presente quanti sono 38 anni nella nostra vita. C'è un rischio che è il buon caro vecchio nemico che venga nella nostra vita. Che cos'è il buon caro vecchio nemico? Che a un certo punto scendi a patti. No, con la nostra vita. E ci ho provato in gioventù, no, su sta roba qui, che ho provato a migliorare, a cambiare. Prima ci credevo che questa cosa qua potevo cambiare, ero battagliero su questa roba qui. Poi si scende a patti, due compromessi, ci mettiamo d'accordo, se venimo incontro, facciamo un po' in nero, un po' con fattura. Ecco, ognuno poi trova le sue tecniche, no, di sopravvivenza su questa roba qua. Però i buoni, cari, vecchi nemici ci sono nella nostra vita. Sono meccanismi involutivi. Però si è fatto la pace, che è così, che questa cosa qua bisogna farle. Io lo so che mi distrugge la sigarettina. E quante volte ci ho provato, esempio banale, quante volte ci ho provato a smettere? E poi ci fai la pace, va bene, pazienza, sarà così. Sapete quante volte ho iniziato la dieta io nella mia vita? Tutti i lunedì. Da quando sono al mondo, poi lunedì sera mangio un dolce, poi ormai lunedì sera si inizia di lunedì mattina le diete, la settimana prossima. È così, no? Tante volte, se avete letto La coscienza di Svevo, pensate tutte le ultime sigarette di coscienza di Svevo, scusate, coscienza di Zeno, pensate quante sono le ultime sigarette. Ogni volta ho un motivo buono per andare a trovare il mio meccanismo di compensazione.
con cui ho fatto la pace, e si fa così per stare al mondo. Guardate che ognuno ha i suoi, però con 38 anni poi scendi a patti, scendi a compromessi, no? E a volte va bene. Io non ne posso più di gente che dice che dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone. Ma una stupidaggine infinita sta roba qua. Ma qua c'è messo la vita a costruirmi la comfort zone, devo uscire, ma perché? Ma ci ho lavorato per farla sta roba qua. Se c'è qualcosa che mi fa star bene, ma viva Dio, ma viviamo in sto mondo, che se c'è una roba che mi fa stare un po' bene, va bene. Il problema è quando sono involutivi, no? I nostri meccanismi non ci portano al bene. Quindi scendi al pace, ma questa cosa ti intristisce, ti genera risentimento, ti genera tristezza, non genera un di più di vita, no? Boh, se avete tempo provate a soffermarvi su questi meccanismi. Ci sono paci storiche che ho fatto nella mia vita, per cui il Signore poi viene lì e vado alla penultima cosa e dice: ma vuoi guarire? Cioè proviamo a venirne fuori da questa roba qui, ci proviamo su questa roba qui, o basta, pace, encefalogramma piatto, non mi permetti più di entrare in quella stanza lì della tua vita. E anche questa è una questione, mi sembra interessante. Ci sono compromessi storici dove non voglio neanche più sentire l'espressione del Signore: vuoi guarire? Lasciamo entrare, no, lì dentro, e vediamo un po' cosa succede, no, nella nostra vita. Ecco, questa mi sembra una cosa interessante, no? Quante domande fa Gesù nel Vangelo di Giovanni? Il Vangelo di Giovanni inizia con una domanda: che cercate? Finisce con una domanda alla Maddalena: chi cerchi? E in mezzo tante domande, no? Per passare dal che cercate al chi cerchi, per capire che è Lui alla fine, no? Che noi cerchiamo nella nostra vita. E una è questa: ma vuoi guarire? Ma vuoi davvero farmi entrare nella tua vita e permettermi di sanarla, di renderla conforme a me, no? L'ultima cosa che vi vorrei dire, beh, direi che sono stato nei tempi che mi ero prefissato. Svegliati, leva la tua barella, e cammina. Tre imperativi. Svegliati, leva la barella e cammina. Tra l'altro svegliati in greco vuol dire alzati, ma è lo stesso verbo della resurrezione. Sono due, no, i verbi con cui si parla della resurrezione: egeiro, che è il verbo svegliarsi, e poi c'è il verbo anastasis, il verbo proprio di sorgere, no? Ecco, qua è egeiro, svegliati, risorgi, sta dicendo, no, Gesù a questa persona: risorgi, buttala via sta tua barella, questa coperta di Linus che da anni c'hai lì e che ti tieni stretta perché è il mondo delle tue commiserazioni, e cammina, fai strada. Mettiti per strada adesso su sta roba qua, no? Che bello se potessimo sentire, no, queste espressioni del Signore rivolte a noi. Risorgi, butta via tutte quelle commiserazioni, quelle barelline che ti eri fatto per star su, e mettiti a camminare, no? Ecco, se in questi giorni riuscissimo anche solo a sentire questi imperativi del Signore nella nostra vita: risorgi, butta via le tue barelle e mettiti a camminare, wow, avremmo fatto una cosa grandiosa, no? Bene, da domani allora proviamo a prendere in mano alcuni racconti di guarigione e a provare a vedere come il Signore libera dalla nostra vita. Promesso, domani sarò più breve, solo che oggi ho speso mezz'ora per dare un po' di metodo. Domani questa parte del metodo non la faremo più e ci soffermeremo invece soltanto sul testo. Vi propongo di andare in chiesa e di pregare assieme la compieta, poi la chiesa resta aperta. Quindi se qualcuno vuole star su un pochino, entrare in clima, provare un po' a far mente locale, con molta libertà, direi che però da adesso iniziamo proprio il tempo del silenzio fino a mezzogiorno di domenica. E buoni esercizi a tutti!